Da parte della Prefettura, unitamente alle forze dell'ordine e alla magistratura, c'è la massima attenzione riguardo ad un fenomeno che non si arresta. A parlare oggi al nostro telegiornale delle misure messe in campo per far fronte ai continui sbarchi di clandestini che continuano ad interessare la costa grigentina è il prefetto Nicola Diomede. Il territorio agrigentino vive questo fenomeno dall'inizio degli anni 90. Lampedusa sicuramente ha vissuto il maggiore impatto e il territorio agrigentino era un po' più di riflesso. L'esperienza mi dice che ogni anno ci sono dei cambiamenti nel fenomeno migratorio. Quest'anno, da quando determinate scelte governative hanno in poco modo bloccato i flussi in partenza dalla Libia, ecco che sono ritornati i flussi da parte di magrebini, soprattutto tunisini e marocchini, che come dire, partono direttamente dalla Tunisia, verosimilmente, e attraversano direttamente, arrivano direttamente sulla costa. E, niente, io proprio stamattina ho avuto un colloquio con la Procuratore della Repubblica di Agrigento, colloqui costanti con le forze dell'ordine e rispetto a questa novità del fenomeno proprio di quest'estate con sbarchi diretti lungo la costa, si stanno sostanzialmente rinforzando i servizi sia di pattugliamento a mare, sia in mare prossimità della costa, ma soprattutto poi l'indicazione è più in alto mare, bloccare più in alto mare l'arrivo di questi migranti, perché poi diventa anche più semplice e più facile provvedere a ciò che è per norma di essere fatto, cioè identificarli, trattarli sotto quello che è la loro condizione giuridica dello straniero, destinarli là dove meritano, e la norma lo prevede, verso i centri di accoglienza perché richiedenti asilo. Portarli nei CIE o altre soluzioni del genere là dove quei presupposti non ci sono. L'impegno non dico solo della prefettura, è della prefettura, delle forze dell'ordine, della magistratura, ma in questo noto anche che c'è molta attenzione, molta collaborazione da parte delle amministrazioni locali e questo certamente aiuta a gestire al meglio i problemi che comunque ci sono dietro questi esseri umani, perché la valenza dei problemi connessi alla loro condizione la dobbiamo sempre tenere ben presente. A coordinare le operazioni in occasione degli ultimi sbarchi, compreso quello a Piana Grande, la Capitaneria di Porto Empedocle. Il nostro primo obiettivo è quello di mettere in salvo le vite umane, dichiara al nostro telegiornale il comandante Filippo Parisi. Dal punto di vista operativo, la Guardia Costiera interviene intanto per la salvaguardia della vita umana in mare, non fosse altro perché queste barche sono piene di migranti, ben più la capienza e la capacità della stessa imbarcazione, quindi con un pericolo per quanto riguarda la stabilità. Spesso purtroppo ci vengono segnalati i migranti già quando arrivati a terra, ma a volte capita di poterli intercettare. Purtroppo, e questo ci tengo a chiarirlo, non rispondono sempre all'alt che noi intimiamo, noi come altre forze dell'ordine, per cui non possiamo far altro, anche perché intervenire sarebbe estremamente rischioso proprio per le scarse condizioni di stabilità. Ecco, non vorremmo che poi tutti i migranti si spostino da un lato o dall'altro della barca e quindi determinando un capovolgimento che avrebbe sicuramente delle conseguenze catastrofiche. Quindi, individuato il punto di sbarco, ma ben prima ricevuta la segnalazione, noi informiamo tutte le forze dell'ordine a terra, dalla Questura ai Carabinieri alla Guardia di Finanza, in maniera tale che possano più utilmente intervenire per bloccare questi migranti. Poi tutte le attività di polizia giudiziaria vengono condotte da queste forze dell'ordine.